Bentornati a Mille e una Storia, la nostra rubrica in cui parliamo di scrittura a 360 gradi. Nelle puntate precedenti, finora, da quando abbiamo iniziato questa avventura, abbiamo esplorato tantissime forme di scrittura. Abbiamo spesso indugiato sulla scrittura autobiografica, perché è la madre di tutte le scritture. Abbiamo fatto prosa, c'è stato chi ha raccontato, quindi anche delle forme di racconto in terza persona. È stata un'avventura che ci ha portato attraverso tante forme, addirittura siamo arrivati alla scrittura teatrale, quindi abbiamo commentato dei brani scritti per poi essere messi in scena. Per la prima volta oggi ci confrontiamo con la poesia, che è una forma di scrittura fra le più elevate, perché scrivere in poesia, specialmente quando la poesia parte proprio dal profondo dell'anima, è una manifestazione veramente intima e profonda. E oltre a ringraziare gli innumerevoli scrittori, poeti che mandano mail a Mille e una Storia e piano piano verrete tutti, oggi abbiamo qui con noi il primo ospite poeta di questa avventura poetica della scrittura e abbiamo qui il nostro amico Sebastiano. Sebastiano, benvenuto nel nostro salotto di Mille e una Storia. Chiedo subito a Sebastiano come nasce la sua passione per la poesia, che cos'è che lo porta a scrivere in questa forma, che poi leggeremo, che non è una forma in rima in alcuni momenti, è una forma quasi in prosa, però ecco, è sicuramente una versione poetica. La passione per la poesia l'ho avuta sempre, sin da giovane. Per la precisione, insomma, quando andavo al liceo ho scritto varie poesie. Passione che poi ho messo da parte quando ho incontrato mia moglie e quindi ho dovuto pensare alla famiglia, a lavorare. Ah. E ritornata per caso, diciamo, nel momento in cui sono andato in pensione. Dopo un momento, diciamo, di tristezza perché no, mi sentivo quasi inutile. Spesso succede, è vero. Sono riuscito a riprendermi. La cosa bella è che mi aiuta a vivere meglio, a scrivere. È un modo per mettere nero su bianco la mia passione giovanile, in fondo. Ero molto un sessantottino io, un sessantottino però della DC, penso un po'. E mi accorgo che spesso io metto nel controllo delle mia poesia anche quello che ricordo di quello che sei stato. E mi aiuta, ripeto, a vivere meglio. Quindi è vero che la poesia possiamo definirla una consolazione dell'anima. Ma certamente. E più in generale la scrittura ci aiuta, come dici anche tu. Anche perché, questo? Dando uno sguardo in questo mondo, insomma, hai tante motivi per non essere allegro, e in questo modo, insomma, io mi sono accorto che vivo al meglio i miei anni, diciamo, che il Signore ci dà. Insomma. Una curiosità che ho, e ovviamente che ti pongo come domanda, è sapere se pensi in futuro di pubblicare le tue poesie, se già non l'hai fatto, e se ti vorrai mantenere sempre su questa onda, diciamo, oppure se un giorno ti confronterai anche con la forma della prosa, per esempio. Intanto mi fa piacere, insomma, scrivere più o meno in versi. Poi, mai occasione, insomma, che mi stai dando, è così appropriata, propizia, perché io in realtà ho un manoscritto pronto per la stampa. Ah, ecco qui. Da cui altro, prenderà il nome Natio Sito Mio, sarà non solo il titolo della poesia per cui tu mi hai invitato, sì, ma prenderà il nome anche il libro. Sì. Quindi, libro praticamente che mi è stato anche sollecitato quasi, no? Perché io, in fondo, io scrivo per me stesso. Ma questa è una cosa che spesso mi sento dire, però poi è bello per condividere. Me però è bene condividere. E a me, e io li condivido anche con i foglietti. Certo. Che è un modo per interagire con le persone, certo. Che spesso, insomma, utilizzo. Oltretutto, la poesia, insomma, è stata oggetto pure
è un manto per me, insomma, oggi, oggetto di programma elettorale, campagna elettorale nelle ultime elezioni. Penso un po'. Addirittura. Quando dicono che i giovani non amano, non amano la poesia, invece se la sono, diciamo, centellinata. Centellinata delle due liste, insomma. E una di queste liste ha vinto pure l'elezione. Addirittura una poesia porta fortuna. Hanno fatto manifesti, ora vogliono fare una targa al ricordo. Insomma, addirittura, addirittura. Cose che io non mi sarei mai aspettato. Perché certe volte quello che poi è il nostro sogno, quando si concretizza, prende delle strade che noi nemmeno possiamo immaginare come vadano e dove vadano a finire. Senti, Sebastiano, la tua poesia, che adesso poi tu ci condividerai, è dedicata al tuo borgo natale, che è poi Petineo, giusto? Petineo. Ecco. Ed è una poesia nella quale tu me ne hai mandate tante. Io ho scelto questa perché, sì, facendo, come tu sai, questa trasmissione, gli abbinamenti con delle altre opere e spesso con dei film, non ho potuto fare a meno di pensare a quel famoso sceneggiato che passò, mi pare, negli anni 70 in Rai, quando si facevano quegli sceneggiati bellissimi, che era Le avventure di Ulisse, sì, nonché appunto l'Odissea, con quello strepitoso Baking Famous e Irene Papas che faceva Penelope, e che era introdotto da Giuseppe Ungaretti, niente di meno, che leggeva i versi del poema, sì, omerico. Quindi ecco, non ho potuto fare a meno di pensare a questo perché ho associato il tuo concetto di borgo natale a Itaca e al ritorno, perché ho immaginato che anche per te questo borgo natale, tu non vivi nel paese che, no, di cui poi ecco leggeremo, però ho immaginato che questo concetto dell'origine, del ritorno, cioè rimanga sempre sopito dentro il nostro animo, no? Come dicevi tu, come quando tu hai messo un po' in stand-by la tua passione per la poesia e poi è venuta fuori dopo la pensione. Quante volte sono andato al paese? Ecco. Però è stato un momento, insomma. È stato un momento, sì. Chi non emigra, chi non va anche, fuori. Anche se io ero a quattro passi, non può capire quanto rimane nel cuore il proprio borgo natale. È certo, e rimane nel cuore e addirittura produce poi dei sentimenti poetici, come nel tuo caso, che poi prendono forma. Poi mi spiegherai tecnicamente come nasce una poesia, quindi quando poi ce la condividi questa tua produzione, poi ci spiegherai, ecco, perché io sono molto curiosa, perché immagino che ci sia sicuramente tanto dell'ispirazione, però immagino che ci sia anche un po' di tecnica, come in tutte le cose, quindi... Di solito è di getto che io... la poesia. Poi la rifinisci, però. Ecco, poi la limo, nel senso, insomma, che aggiungo, tolgo qualche parola, e la riscrivo varie volte. Certo. Varie volte, fino a quando, insomma... ritengo che sia, diciamo, accettabile. Nello specifico, tutto è successo mentre che con mia moglie andavamo, e i miei figli andavamo al paese, tornavamo al paese. Sì. Nella fattispecie, nel 17 di settembre del 2014, cito la data non solo perché è nella poesia stessa, ma perché mio padre faceva 28 anni della sua morte. Quando svoltando da Stranche, è una contrada del paese, vedo il castello. Oltretutto la casa dei miei è nella zona del castello. E di slancio mi è venuto, diciamo, di poetare. Ho buttato giù, insomma, in fretta e in furia, insomma, alcune parole che le ho messe, dopodiché le ho cercate, l'ho ripreso, l'ho limata, insomma, piano piano. Fino a quanto, insomma, ho ritenuto che fosse accettabile. Ecco. Ecco, quello che volevo dire, che c'era anche una sorta di timore di mostrarla agli altri. Succede sempre così. L'ho fatto. Però se fosse stato per la reazione che c'è stata, allora avrei dovuto, diciamo, fermarmi lì. Ma siccome, non ti sei sentito compreso. Siccome sono un Sebastiano contrario, non per niente mi chiamo Sebastiano. Contrario. E allora ho continuato. Hai continuato. Continuato, sì. E oggi ho scritto la bellezza di qualche 150 poesie, di cui tante delle quali faranno parte di questo libro che prenderà il nome
Natio sito mio, come è intitolata la stessa poesia. La poesia che più tardi ci condividerai. Ecco. Sebastiano, io invece voglio condividere a te e a tutti i nostri telespettatori questa poesia molto bella di Costantino Cavafis, che è stato un autore nato ad Alessandria d'Egitto, addirittura alla fine del 1800, è morto nel 1933. Pensa, questo poeta è morto per un tumore alla gola. Che cosa paradossale, vero? Per un poeta perdere la voce. Ha perso la parola, ma non ha perso la capacità di farsi ascoltare con la sua poesia. Ha scritto tantissime poesie, anche perché, per motivi familiari, anche lui ha vissuto l'esperienza, diciamo, dell'emigrazione. Lui era di Alessandria d'Egitto e per un lungo periodo è stato costretto, per motivi familiari, ad allontanarsene. E quindi per lui questa idea del paese natale evidentemente era una tematica che comunque ritornava nel suo cuore, nella sua mente, al punto tale che scrive questa magnifica poesia che si intitola Itaca e che è proprio il senso del viaggiare, dell'eterno viaggiare, e che adesso io vi condivido. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile, in avventure e in esperienze. I lestrigoni, i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. I ciclopi e lestrigoni no, certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente, con che gioia toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano ed ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti di ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada, che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Io la trovo struggente nella sua nostalgia del ritorno, ma anche nella metafora intera di cos'è quest'Itaca e nell'invito che il poeta fa a vivere una vita piena, senza mezzi termini, nel lasciarsi proprio attraversare, vedi, te lo dice, ti dice... I sentimenti degli uomini, nonostante passano i secoli, sono sempre gli stessi, cambia il modo di esprimerli magari, sì. Ma è vero, sì. Questo desiderio soprattutto di vivere appunto una vita gioiosa nel senso di pienezza di vita. E infatti c'è un passo che a me ha colpito molto, no? Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti e soprattutto compra profumi penetranti di ogni sorta, più profumi inebrianti che vuoi, e proprio prendersi la vita con tutto quello che la vita porta con sé. E che quindi viene rappresentato in questo caso da un luogo, come nel tuo caso sarà Petineo, ma che in realtà è la metafora della vita intera. Quindi questo viaggio che in fondo è la vita stessa, e che ci deve mettere nelle condizioni di toccare, di assaggiare, di assaporare, di utilizzare tutto quello che abbiamo in dotazione al momento della nascita. Bene, e quindi questa poesia splendida, diciamo che a me ha dato il via anche per ricordare quel film bellissimo, quello sceneggiato bellissimo Rai, in cui appunto c'è la storia di Ulisse che ritorna, vabbè, la storia la sappiamo tutti, dopo la guerra di Troia, trova il suo regno espugnato dai proci, trova sua moglie Penelope, e ci sono dei passaggi veramente molto poetici in cui appunto c'è questo desiderio di Itaca sempre così lontana, e una volta che ci arriva addirittura non più sua.
Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per un breve istante, voi rimanete con noi, perché al termine di questo piccolo momento di pausa, Sebastiano ci leggerà la sua Natio. Sito mio. Sito mio, dedicata a Pettineo. Grazie. E allora Sebastiano, a questo punto tocca a te, condividi con voce chiara e intestata la tua poesia, quella che tu hai mandato fra le tante in redazione, che si intitola Natio, sito mio, Natio, sito ed è dedicato a Pettineo. Prego. Svoltando da stranche la contrada, sui rudere del castel vetusto, dall'umana incuria depauperato e per ciò stesso sempre più assottigliato, del viandante stanco l'attento e curioso sguardo va. Eppur troneggia ancora quasi indisturbato sul dolce borgo dove son nato, che a mo' di concava sella s'adagia su morbido pendio, coperto fin oltre del ricordo la cappella, d'alberi ed olive secolari, radi e avvolti in campi incolti, a rischio d'estinzione oggi coinvolti. Tappezzano la fertile vallata, sparute appezzamenti di giardino, del seccagno limone cittadino, specie vegetale da poche coltivata, anche se delicata, e la granita dallo stesso insaporita. Rasserenar puoi tua vitalesa, girando gli occhi a tutto tonto, dagli oleanti del greto pietroso d'Alesa alla sommità del circostante monto. I campi del bosco, Vina, Sant'Odoro, Maveti o del Pigno rallentano il via vai del viaggiator e con loro il boso verde manto invitano al riposo ed al canto. Se poi si vuol comodamente soggiornare, del diffuso turismo agro approfittarsi può, all'apoteosi d'oliva santa partecipare, il trittico del Gaggini ammirar, del mecenate le strane opere visitare, così di gioia proprio essere e riempirre, contento, rilassato e ricaricato ripartire. È proprio un'ode al tuo borgo. Proprio, vedo che ti sei anche commosso, ti sei emozionato. Eh sì, perché dicevo, solo chi in un modo o nell'altro trascorre il proprio tempo fuori dal proprio paese capisce quanto sono importanti le proprie radici. Ascolta Sebastiano, quanto ti è facile esprimerti in questo modo? Come tu hai detto poco fa che è stato proprio una scrittura di getto, però insomma di getto relativamente perché io vedo che ci sono delle rime baciate addirittura. Sì, quindi la poesia insomma, specie quella che io in cui mi coinvolgo, sì. Mi viene così, come dicevo, di getto, nel senso che le parole insomma non si... non le devo centellinare, insomma, come se nascessero proprio. Dopodiché, naturalmente, apporto delle limature, insomma, anche nei versi, insomma, cerco anche di dare un po' di rima, ma di solito anche la rima viene da sé, insomma. E poi non è nemmeno piccola, piccola. Una poesia lunga. Io, insomma, in realtà, insomma, in gioventù avevo scritto qualche poesia sempre del paese, ma non così bella come questa, che almeno. Da quello che dal successo che ha avuto perlomeno in paese adesso in paese non so più Sebastiano, sono il poeta addirittura. No? Vuol dire che i tuoi compaesani si sono riconosciuti in quello che tu si sono riconosciute con quello che ti dicevo, quello che hanno fatto l'anno scorso, insomma, quando ci sono state le elezioni. Io dico è stata una gioia per me perché sono stati giovani in questo caso a valorizzare la poesia stessa. Perché la stessa cosa non era successa nella persona, diciamo, che in un modo o nell'altro tu hai... Dopodiché ho scritto tante poesie, sempre a soggetto. E ti dico anche una cosa, ho avuto pure qualche minaccia per qualche poesia. Va bene. Penso un po'. Questo purtroppo... Lieve, leggera. Va bene, dipende anche dalle tematiche che tu affronti, naturalmente. Se sono tematiche io, un po'. Per dire una cosa,
Penso poi che questa poesia è scritta a Messina e ti dico solo il titolo: Divina Misericordia e Terrena Consorteria. Vabbè. Già il titolo vuole essere un avvertimento. Sì, sì, sì. Poi ne ho scritte anche diverse, insomma, prendendo a soggetto tanti anche personaggi. Che ci noi circondano. Facciamo poesia, noi facciamo narrativa, noi facciamo arte, quindi a noi sì, non interessa che ci il disturbo tra virgolette che possono portare le nostre parole, ma invece ci interessa che portino consolazione, certo, che portino gioia. Immagino che tu abbia seguito questa trasmissione perché per chiedere di partecipare, vuol dire che ti piace come strutturata. Poi, esatto, e poi io dico anche, sostengo un'altra cosa, nel momento in cui una persona anche sconosciuta, chiamiamolo così, un poeta, sì, un umile vate, io come mi cito, umile cantore, ecco, diciamo, in qualche poesia mi dico l'umile vate, sì, bene, nel momento in cui anche prendere un soggetto anche dal punto di vista, chiamiamolo così, negativo, mm-hmm, un personaggio, io penso che dovrebbe essere sempre un onore, come si suol dire, per la persona, purché se ne parli, purché se ne parli. Senti Sebastiano, è una curiosità, leggendo e rileggendo un po' il tuo testo, no? A un certo punto a me, a parte diciamo che tu hai toccato un po' tutti gli aspetti del tuo paese, sia dal punto di vista paesaggistico che anche dalle specialità, il seccante, sì, limone, addirittura fai un riferimento alla granita, eccetera, poi ci sono quattro versi che a me hanno colpito tanto: rasserenare poi tu, poi tua vita lesa, sì, girando gli occhi a tutto tondo, dagli oleandri del greto pietroso da lesa alle sommità del circostante mondo. Questo qui cosa hai voluto dire? È come se ci fosse un aggravio dell'animo che a un certo punto... Quante vicissitudini noi viviamo durante la nostra vita? Quanti problemi ci possono essere? Anche nelle persone che ridono sempre. Ci sono sempre, certo, delle croci, insomma... Bene, nel momento in cui tu torni al paese, perché torni? Torni anche perché ritrovare serenità. E la serenità, insomma, in questo caso, insomma, dove si può trovare? Se non nell'osservare con animo grato la natura, che a sua volta ti rimanda alla tua gioventù, e che insomma apprezzarla nei particolari, perché tutti questi luoghi che io cito qua, compreso Alesa sarebbe la valle d'Alesa, sì, perché lì abbiamo gli scavi anche d'Alesa, insomma, sì, invece, no? Bene, nel momento in cui io da piccolo con mio padre, seguendo mio padre, io ero il più grande di quattro fratelli, quindi una volta si diceva ai miei, io ero ormai 70 anni, praticamente ero il bastone del mio papà, il quale, come tu vedi, io mio figlio Angelo lo ha, diciamo, stilizzato, lo ha rappresentato sì, all'interno qui, del borgo, sì, 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 e lui praticamente, oltretutto lui ci ha lasciato così benestante, si può dire, facendo quel lavoro. Grazie. Andando, insomma, lavorando la campagna. Vivendo la terra. Era una sorta di mastro Don Gesualdo. Ah, nel senso che sempre... a una domanda che io una volta gli ho fatto, papà, ma perché tutta questa terra? Tu compra e poi ristabilirai quello che si da fare. Che dalla terra si terrà. E lui, forza, lavorando la campagna, andava a vendere questi prodotti a Mistretta o a Tusa, attraversando chilometri e chilometri a piedi, perché come vedi il mulo era caricato dei prodotti, fava, insomma, tutto quello. E guarda, ci ha lasciato, insomma... Tranquilli, diciamo così. Aspetta, allora, sì. Salutiamo anche nonno Angelo. Certamente. Dovunque lui sia, in questo momento sarà contento, sì, di questo omaggio che, sì, gli ha portato suo figlio e anche suo nipote. Io sono molto contenta di averti incontrato, Sebastiano. Intanto perché mi fa piacere
che così ci allarghiamo sempre di più e quindi nelle nostre trasmissioni diamo spazio anche a queste forme, ripeto, particolari di scrittura come può essere la poesia, che non è semplicissima da portare in televisione. Certo. E quindi ti ringrazio per avermi dato questa possibilità. Io ringrazio te, qual è il problema? E spero che i tuoi compaesani apprezzino quest'ode che tu hai voluto fare al tuo paese, questo ricordo così bello. In realtà il sindaco del mio, un giovane sindaco del mio paese, grato di questo fatto, nel Salone del Gusto, ebbe a dire: noi non esportiamo solo prodotti genuini del paese, il seccagno limone, l'olivo, abbiamo una pianta d'olivo secolare che è data 1800 anni. Guarda, ci fai venire voglia di venire probabilmente, a fare una passeggiata a Pechino. Probabilmente, insomma, tu poi, se vuoi, le potrai vedere queste immagini in quel dischetto che mio figlio ha preparato, no? Sì. Anche perché i ragazzi, insomma, queste ragazze che amministrano adesso, tutte, insomma, in fondo, anche se ci sono chiacchiere da tutte parti, no? Vogliono fare, insomma, del turismo il loro fiore all'occhiello. È giusto rivalutare il territorio, anche per dare quello che una c'è. Speranza. Ma assolutamente. Perché il problema ripartire dalla non terra, siamo noi, San Bastiano. Perlomeno. Il problema è sono loro, certo, di trovare il modo di poter vivere e vivere al meglio. Insomma, la poesia che diventa vita, che diventa progetto di vita, che diventa apertura al futuro. E io vedo, insomma, la poesia come stimolo. Una rampa di lancio. Stimolo per sia che tu parli del politico, sia che tu parli delle... Insomma, io non amo la poesia così... Generiche. Così tanto per... a te piace che la poesia... Fino a se stesso. Arrivi diretta al cuore del problema. Deve colpire il bene o il male. Bene. Ecco, infatti tutte queste 150 poesie che già ho scritte hanno nel loro... un qualche cosa, insomma, che poi sollecita le coscienze. Bene, ecco. Bene, Sebastiano, contenta di questo incontro, contenta di questo spirito. Tu hai poco fa hai detto, io non ripeto quanti anni hai, ma devo dire che la poesia ti mantiene giovane, quindi ti auguro di continuare ancora con questo afflato poetico che ti permetta di confrontarti anche con le nuove generazioni, così come mi hai raccontato. E a voi, cari amici, che cosa dire? Come vedete, è bello parlare anche di poesia. La poesia non è una cosa così ferma, statica, su un libro o quelle poesie che noi ricordiamo avere mandato a memoria quando eravamo ragazzi a scuola. La poesia apre un mondo che comunque è attuale, è reale e ci circonda giornalmente. Si prende spunto da quello che è la nostra vita, da quello che è il nostro paese, da quello che sono le nostre origini o ancora da tante altre cose, perché l'ispirazione soffia dove vuole. Certo. E quindi scriveteci ancora voi poeti, scriveteci scrittori, scriveteci attori, scrivete tutto quello che vi viene in mente di scrivere. Noi selezioneremo per voi le cose più immediate, ecco, non più belle, quelle più immediate, quelle che più facilmente arrivano al cuore, perché partono dal cuore, e le racconteremo insieme in questo salotto. Vi ricordo la mail della trasmissione, milleunastoria@tcftv.it, e vi do appuntamento alla prossima puntata.